A Ponticino è tornata la Festa delle Acli la tre giorni, sino al 9 luglio, con un programma scandito da dibattiti e congressi su tematiche di attualità, mostre ma anche camminate e musica. La 13ª edizione ha proposto infatti la stessa location, piazza Don Alcide Lazzari, sia per la festa regionale che per quella provinciale. Tradizionalmente le nostre feste sono sempre state fatte in questo circolo, che è un circolo molto dinamico. Ringrazio sia il presidente che il parroco per l'ospitalità e per il lavoro che hanno fatto insieme a tutti i volontari per realizzare questo evento. Quindi credo che sia un momento importante perché ci dà un po' di spirito per ripartire. La manifestazione ha preso avvio ufficialmente con un incontro ecumenico interreligioso. L'ebraismo, l'islam e il cristianesimo. E addirittura del cristianesimo avevamo quattro rappresentanti: della chiesa armena, della chiesa di Costantinopoli, della chiesa rumena, dei cattolici e gli evangelici. È stato veramente un incontro importante, penso, perché forse per la prima volta ci siamo riuniti così tanti rappresentanti qui, e questo testimonia anche che l'associazionismo cristiano-cattolico ha l'interesse che i cristiani siano uniti, e questo è quello che ha voluto il nostro fondatore, ut unum sint, che tutti siano una cosa sola. Ma io direi di più: il cristianesimo, uno è cristiano, se è cristiano veramente, dovrebbe avere un surplus di umanità, e allora anche tutti gli uomini di buona volontà possono impegnarsi. Il tema di quest'anno era, soprattutto di questa marcia, era quello contro tutte le guerre. È stato veramente un momento simbolico, molto importante, a cui seguiranno come sempre degli ottimi approfondimenti che le ACLI ogni anno ci possono offrire, e siamo davvero onorati di poter ospitare una festa di così ampio respiro qui a Ponticino.